Certe notti dal 19 al 24 agosto in piazza San Domenico ad Arezzo, che succede? Sì, quest'anno abbiamo già piazza San Domenico una location per Casa Tevenin, quindi abbiamo, grazie agli amici della Compagnia del Polvarone, che sono poi la parte organizzativa insieme a Casa Tevenin, abbiamo occupato la piazza dal 19 al 24, anche il 25 se ci fossero scherzi della pioggia, con delle attività, dei momenti di, noi abbiamo chiamato magia, folklore, musica e teatro, degli eventi che serviranno per far conoscere ancora meglio Casa Tevenin, per far divertire soprattutto tutti coloro che vorranno intervenire, con un fine benefico che è quello sempre per la nostra fondazione, che ultimamente sta incrementando tantissimi servizi, ma stanno anche incrementando le esigenze di reperire fondi, perché servizi vuol dire tanto personale, tante spese, quindi qualcosina in più rispetto a quello che ci viene dalle casse dei comuni. Il Polvarone ormai è una garanzia per passare delle ore, insomma, davvero in allegria. Sì, noi abbiamo un sogno che è proprio il nostro, quello che stiamo facendo, cioè il teatro popolare. A parte il nostro funziona molto, la gente ha bisogno di divertirsi, di ridere. Allora volevamo organizzare una rassegna di teatro, però dopo siamo detti, lui si è allargato, è partito di 6 giorni, con 6 giorni è tanta roba. Allora per ora, per quest'anno facciamo 3 serate, le prime 3 serate che saranno caratterizzate da musica. Il lunedì c'è una band aretina giovane, un'Uno Vox Band. Poi il martedì c'è invece i musici che faranno il loro repertorio, e a seguire sul palco ci siamo noi del Polvarone, che racconteremo un po' di storia. Siamo tutta gente di giostra, quindi racconteremo episodi del passato della giostra. Il mercoledì c'è la magia con Danny Magic, che è una garanzia perché lui li ha già provati in altre situazioni. E poi dal giovedì cominciamo 3 serate di teatro. La prima è una compagnia giovane che viene dalla città di Castello, quindi avremo il dialetto, il vernacolo, diciamo, di Castello. Poi siamo noi il venerdì con la nostra commedia Natale non badare, e il sabato è una novità, viene un personaggio che abbiamo conosciuto recentemente, siamo stati a Livorno a Effetto Venezia, Marco Conte, che è una persona molto importante nel teatro vernacolare, e farà un suo recital, praticamente la sua storia raccontata attraverso vari passaggi della sua vita, musica, cabaret, tutto insieme. Una serata che concluderà alla grande questi 6 giorni.